tenuto da Sainz Maza, attaccato da AGA, quindi dichiara ancora per lo spagnolo che va sul fondo, effettua un buon traversone, il palo di Sarlo, calcio di rigore per il Foggia. Anche in questa occasione Satanelli sfortunati, una traversa nel primo tempo, un palo di Sarno nel secondo e poi la spinta da dietro, sì, l'arbitro ha visto bene, però grande tiro di sinistro di Sarno che è andato contro il pallone, palo pieno, veramente hai ragione tu, anche in questo caso poi qui vediamo ha leggermente spinta su Gerbo e ha affrontato un calcio di rigore, pallone, palo pieno al Foggia, le proteste dei campani, è finito sul taccuino dei cattivi. De Angelis al quarto minuto del secondo tempo ha ammonito il numero 11 della Casertana. Sul dischetto va Vincenzo Sarno contro Gragnaniello. La rincorsa di Sarno, si muove sulla linea di porta Gragnaniello, il fischio del direttore di gara, parte Sarno, il suo sinistro, intuisce l'angolo Gragnaniello, il pallone finisce in rete, Foggia 1, Casertana 0, festa di tutta la panchina a fare mucchio su Vincenzo Sarno. Calciato molto bene, Gragnaniello ha intuito la parte, però il tiro è molto preciso, non riesce a fermare il pallone, devo dire che impeccabile il calcio di rigore, il sinistro di Sarno, entusiasmo qui a Foggia stasera dopo questo gol. Si sblocca il punteggio, Foggia 1, Casertana 0, chiama i tifosi Vincenzo Sarno, ma non ce n'è bisogno perché lo Zaccheria è esploso. È un'autentica bolgia, come ha festeggiato Sarno, ha dato un bacio sulla fronte al team manager della squadra rossonera Diego Valente.